Ed eccoci, buongiorno, Lamberto Frescobaldi, neo presidente di Unione Italiana Vini, un incarico importante ma anche un incarico di cui c'è bisogno, cioè c'è bisogno che il vino italiano trovi spunti, stimoli e trovi anche coerenza nella propria offerta. Io come neo presidente cercherò di portare avanti quello che hanno fatto i miei predecessori, dall'amico Ernesto Abbona, Antonio Rallo e Domenico Zonin in successione degli ultimi tre. Quello che noi cerchiamo di fare è di essere di supporto alle aziende per tanti problemi che le aziende hanno, dal fatto giuridico alla promozione, a poi avere uno stimolo, tanto perché si mette insieme i produttori, quando mette insieme i produttori si crea sempre uno stimolo. Non ultimo anche avere una voce in capitolo nelle politiche comunitarie sul vino. Politiche comunitarie che oggi a volte ci vedono un po' penalizzati dal mondo del Nord Europa, che non ha dimestichezza col vino, vede il vino come una molecola di etanolo e quindi l'etanolo bisogna non berlo, e invece noi cerchiamo di trasportare questo prodotto straordinario che sulle tavole come un prodotto di un complemento della vita e un modo anche per apprezzare la cucina. Quindi il bacino mediterraneo, che è una zona di elezione per la produzione di grandi vini, può avere uno strumento, può essere uno strumento per poi esaltare l'ambiente, il territorio, la cura del territorio e poi il portare un messaggio culturale, perché oggi più che mai dobbiamo parlare di cultura col vino e non solo di consumo. Ecco, la situazione attuale non è semplice per tanti versi, ma il vino può trovare una sua strada per continuare a credere nella propria capacità e nel proprio sviluppo? La situazione noi si viene da 2 anni di pandemia molto difficili, dove sono stati alcuni vini della grande distribuzione hanno funzionato bene, quelli che andavano nella ristorazione, ahimè la ristorazione era chiusa, si è aperta in corrente alternata, oggi c'è la guerra, dove quindi che coinvolge principalmente Russia, Bielorussia e Ucraina, che erano tre ormai mercati importanti per il vino italiano. Il vino italiano aveva circa un 4% di esportazione con i vini lì. Quello dovrà essere tassativamente ricollocato. La Russia potrebbe ancora comprare, però vari produttori italiani stanno avendo un po' un momento di riflessione nelle esportazioni e anche per motivi vari, logistica, pagamenti, compagnia bella. Dove c'è spazio di crescita? Ma di spazio c'è positività, c'è, no? Tantissimo. Noi abbiamo ancora il Nord America, dove abbiamo tanti nostri connazionali, dove hanno fatto un lavoro straordinario con la cucina italiana, e quindi noi possiamo crescere ancora tantissimo lì. Poi possiamo crescere ovviamente in Europa, possiamo crescere in Asia. In Asia il Giappone è sempre stato un terreno di grande consumo di vino italiano, è stato un lockdown terribile per 2 anni, ripartirà certamente, e la Cina. Noi abbiamo bisogno assolutamente dal nostro Ministero del Turismo di un grande aiuto a accogliere turisti cinesi per far vedere questo bellissimo paese. Quando loro vedono, riportano a casa delle esperienze, riportano a casa anche degli usi e costumi nostri. E accendono qualche lampadina. Ultima cosa, c'è anche una fetta importante di produzione vinicola italiana che non è a denominazione. Cosa avete intenzione di fare? Cosa ha intenzione di fare la Presidente? Ma allora, il 50% del vino prodotto in Italia è senza denominazione. Questo di fatto mortifica moltissimo il produttore, proprio la campagna. Questo non è accettabile, noi dobbiamo fare in modo che una sempre maggior fetta possa entrare nelle denominazioni e per dare tranquillità e sicurezza a coloro che lavorano la campagna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire in alcuni casi ridisegnare alcuni confini oppure aumentare delle denominazioni. Io credo che forse aumentare le denominazioni non è tanto corretto, perché noi ne abbiamo tante che sono lì silenti, però non mettiamoli in evidenza. Noi dobbiamo guardare questo panorama in modo molto asettico e fare in modo che sempre più produttori di
base, quindi che producono l'uva e coltivano i vigneti, possono avere una soddisfazione economica e quindi possono continuare a fare il loro mestiere. Grazie Alberto Frescobaldi, grazie Presidente.